continua a mettere coi suoi numerosissimi follower. La perfezione del corpo sinuoso della figlia di Ornella Muti è ormai noto al gentil pubblico di Maschietti, che non perde occasione, ogni giorno, di fare una visita sul profilo social della Revelli. Nelle ultime ore, Nike ha superato se stessa, riuscendo ad attirare l'attenzione di tutti. Impossibile non rimanere colpiti da un lato B da Oscar. Non uno, ma due per i più appassionati ammiratori di Nike. La Revelli ha deciso di fare un regalo molto speciale al suo pubblico, rendendo pubblici una foto e un video dove appare totalmente in simbiosi con il contesto naturale. Sempre disinvolta e, come è usuale vederla, totalmente nuda. Ma procediamo con ordine e scopriamo i dettagli dei recenti post pubblicati su Instagram. Punto nel primo. La Revelli si trova a Maratea e risale a qualche anno fa. Lo scatto vede la Revelli in perfetto equilibrio sul balcone di un albergo. La posa ricorda la statua del Redentore o Cristo Redentore. E infatti la stessa appare sullo sfondo in lontananza a coronamento della cima del Monte San Biagio. La Revelli aggiunge queste parole per fare entrare in merito all'aneddoto dello scatto. E il post. NBSP, questo scatto lo feci a Maratea. Avevo accompagnato mamma per lavoro. Un albergo orrendo. Sono rimasta chiusa in camera. E pensare che la gente spende un sacco di soldi per andarci. Perché va di moda tra i ricchi. Un posto che non vale una stella. Siamo ripartite, grazie a Dio, la mattina presto. Neanche il caffè alle 8 puoi trovare. Perché i ricchi fanno colazione tardi. Feci un live sul mio Instagram per raccontarlo. Fui chiamata dal proprietario dell'hotel che mi minacciò di morte se non levavo il video dal mio Instagram. Mi disse, tu non sai chi sono io. Punto lo tolsi solo per rispetto all'ex agenzia di mamma, che mi chiese di levarlo per non causare problemi. Continua a leggere dopo le foto e il post. Il secondo post, invece, solleva una sottile polemica, come solo la Revelli sa fare. La splendida Nike gironzola tra gli ortaggi dell'orto, totalmente nuda. Il motivo? Lo spiega in didascalia, mentre il governo siede il cielo sulle sue poltrone, noi selvaggi ci facciamo il cielo nell'orto. I commenti dei fan non vanno troppo per le lunghe e colpiscono dove devono, ma il mio ortolano non è così, bellissimo orto, lo fai per fare arrossire i pomodori? Stai attenta. Ma, impara l'arte e non la dimentica mai.